La questione delle cartelle pazze della Tarsu a Mottola non accenna a placarsi, tutt'altro. Questa mattina i capigruppo consigliari del Partito Democratico di Rifondazione Mottola, Franco Gentile, Giorgio De Crescenzo e Andrea Panelli, hanno tenuto una conferenza stampa sulla questione e soprattutto sulle azioni da intraprendere a difesa dei cittadini. Si parla di richieste di pagamenti per presunta inadempienza che raggiungono in alcuni casi anche cifre superiori ai 500 euro. Ma dando un'occhiata alla legge finanziaria del 2007, che prevede la notifica al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, nel caso specifico entro il 2009, tutti gli avviti di pagamento notificati dal 1 gennaio 2010 sono da ritenersi pervenuti oltre il termine massimo previsto dalla legge. Questa storia nasce nel 2008, nel momento in cui il comune, essendo in debito d'ossigeno, si fa anticipare 250.000 euro dalla Sogea. Da quel momento nascono i guai per il nostro comune. Per la Sogea ritornare almeno del capitale investito ad un maggio di riscossione del 17,5%, che ci sembra qualcosa di eccessivo, significa che richiede di poter, come dire, rastrellare da questa operazione perlomeno 1.500.000 euro, che a noi ci sembra una somma assolutamente eccessiva, a meno che non vogliamo considerare tutti i cittadini di Mo, tutti una banda di evasori. Questo nel caso, se si vuole fare la lotta all'evasione, il sindaco ha il nostro appoggio, se si può fare cassa, noi saremo pronti a dare battaglia. Quali sono le proposte che avanzate al sindaco Quero? Noi sostanzialmente come partito di opposizione, sia Partito Democratico che Rifondazione Mottola, chiediamo con estrema urgenza la convocazione di un consiglio monotematico perché in consiglio si dimostri la necessità, l'opportunità e il perché sono state inviate tutte queste cartelle cosiddette pazze, l'istituzione di un tavolo tecnico con opposizione, maggioranza, parti sociali e la stessa Sogep che giustifichi quello che è stato fatto, oltre che d'ufficio l'amministrazione revochi tutte queste cartelle. Intanto la Confconsumatori Federazione Provinciale di Taranto si schiera accanto ai cittadini di Mottola che hanno ricevuto nei primi giorni del 2010 le cartelle di accertamento della Tarsu. L'Associazione dei Consumatori dichiara la propria disponibilità a sostenere i cittadini mottolesi nelle bonarie richieste di revoca degli illegittimi provvedimenti emessi e il conseguente riconoscimento delle prescrizioni di legge maturati attraverso istanze di autotutela. Consumatori Taranto è disponibile per ogni chiarimento e informazione in merito al numero di telefono 099 45 95 971 e si potrà chiedere della ragionier Maria Luisa Leone. Ripetiamo il numero telefonico 099 45 95 971.